Buongiorno a tutti, allora torniamo a parlare di sport, di calcio. Lasciamo da un attimo da parte le cose tristi, visto che purtroppo oggi ho avuto una brutta notizia. Ma sono cose personali, non mi va di, di parlarne qui. Eh. Comunque, in, in Inghilterra-Italia questa sera alle, allo stadio di Wembley veniamo alle teoriche formazioni allora l'Inghilterra dovrebbe schierare lo dico con beneficio di inventaria perché sono sempre le probabili formazioni lo sapremo poi stasera un'ora prima della partita come vorranno giocare comunque teoricamente l'Inghilterra dovrebbe giocare con Badland, Walker, Stones Mawson, Tripler Alli, Deer Lallana, Young Sterling e Varley. Quindi una buona squadra, ma non ho visto. a parte Vardy, Sterling, che dobbiamo starci molto attenti. Alia, idem. Lallana, idem, che è un buon centrocampista. Però poi in difesa, Walker, Stone, Wolfson, Tripler, non mi sembrano quattro fenomeni. Naturalmente, loro, anche loro, come l'Argentina, in attacco, bisognerà stare molto attenti. Come anche ha detto Di Biagio, hanno i giocatori per farci male. Quindi, noi dovremmo cercare di stare molto attenti. E soprattutto cercare di evitare quegli errori di inesperienza perché, come diceva Bonucci, è una squadra che ha bisogno di fare molta, ma molta esperienza ma che può crescere tantissimo. Quindi speriamo in bene, non perdiamo in Inghilterra dal 77, no, non perdiamo dal con l'Inghilterra dal 77. Quindi, comunque, veniamo alla formazione teorica dell'Italia, Donna Rumma. Zappa Costa, Rugani, Monucci, D'Armiano, Linea difensiva, Pellegrini, Gior, Giorghigno, Parolo a centrocampo quindi più o meno ha messo il centrocampo della, della partita con l'Argentina. Cambia un po' l'attacco. Candreva immobile, Insigne, gioca Candreva, anziché Chiesa, poi per il resto c'è immobile, Insigne. Saranno contenti i tifosi napoletani che si insista su Insigne perché teoricamente è il giocatore. Più estroso che abbiamo, speriamo che crei qualcosa di, di interessante contro magari i teorici lenti difensori dell'Inghilterra. Dell Come dicevo, 26 partite tra le due nazionali, 10 vittorie italiane, 8 vittorie inglesi, 8 pareggi. Quindi non siamo messi neanche male. Se pensiamo che si parla degli inventori del calcio. Squadra che fino agli anni 50 era la squadra sempre da battere, perché comunque era la squadra da battere. Poi dopo, piano piano, diciamo che sono diventati loro a inseguire gli altri. Però sicuramente il campionato inglese è quello sempre più appetibile, quello che piace di più, nonostante sia abbastanza ormai scontato. La vittoria scontata, la vittoria del Manchester City, davanti teoricamente allo United, poi sono tutte lì. Però resta sempre quello che piace di più, quello con i tifosi che adesso, dopo che la taccia gli ha un attimino, e dopo il disastro delle dell'Esel, si sono dati un attimino una calmata è diventato uno spettacolo nello spettacolo. Però ripeto... Non perdiamo da 40 anni, vediamo di non, non riuscire a sfatare anche questo. Dopo 60 anni che, non, che andavamo sempre ai mondiali, siamo riusciti a non andarci. Vediamo, vediamo dopo 41 anni di non perdere anche con l'Inghilterra, perché sarebbe anche deleterio per la classifica della FIFA. Perché finiremmo, se dovessimo perdere, rischiamo di arrivare al 23 posto nella classifica FIFA. E l'Italia sotto. Mi sta bene sotto il decimo posto, ma sotto il ventesimo no, perché francamente cioè, vorrebbe dire essere dietro squadre che sono improponibili. cioè, se sei dietro Germania, Spagna, Francia, Brasile, Argentina, mi può star bene, ma dietro magari all'Austria, alla Svizzera, eccetera, mi viene a avere, francamente da piangere. Speriamo in bene, d'altronde noi facciamo queste amichevoli sempre con squadre forti anziché pensare al ranking fit. Vai a giocare col Kazakistan, l'Einstein, il Lussemburgo, eccetera, che così ti diverti. Fai una caterva di gol e fai punti per la classifica FIFA. No, noi giochiamo con Argentina, Inghilterra, la Spagna, la Germania, eccetera. Prendiamo le mazzate, perché purtroppo ti può capitare di prendere le mazzate contro queste squadre. Fai 0 punti, il ranking resta sempre basso e poi dopo ci incavoliamo, eh, ma non è giusto che ci abbiamo il girone con la Spagna, con la Germania con... e passano, passa solo la prima e l'altra fa lo spareggio. Cominciamo a fare le amichevoli. Con le squadrette che fai i punti facili fa niente tanto, vincere 1-0, vincere 18 a 0 ti cambia poco, sono sempre 3 punti loro non guardano se vinci giocando di cacca contro il Lussemburgo, gli interessa che vinci, fai tre punti, invece no, facciamo le amichevoli con le squadre forti e stasera si rischia, eh? si può perdere, vincere, pareggiare tranquillamente, 33-33-33, anzi temo che molti diranno no, 50 sull'1, 30 sull'X e 20 sul 2. Vista la situazione, magari poi andiamo a vincere in Inghilterra, sarebbe una bella soddisfazione, ma sono sempre tre punti. Non c'è il bonus per la difficoltà della partita. Una volta c'era, adesso non c'è più, e qua si rischia di diventare ventitreesimi. Vabbè, ho parlato troppo. Speriamo in bene. Ciao!